Ciao, sono ingegnere Raimondo Riccardo di Isolare la Casa. Oggi impariamo come si fa a montare il nostro sistema di ventilazione meccanica Inverter. In particolare valuteremo il modello R14-0. Vediamo da cosa è costituito questo sistema. Questo sistema è costituito da un accumulatore di calore in ceramica, che è questo, da un sistema che gestisce il flusso d'aria, che è questo elemento qua, da un tubo diametro 20 cm che deve essere inserito all'interno del muro, da una griglia interna che è data da questo elemento qua, quindi questo è quello che vedo in casa, da una griglia esterna che è questo elemento qua, questo è quello che vedo all'esterno di casa mia, e dalla centralina di controllo che è questa. Poi ha la sua scatola di derivazione per poter inserire l'alimentatore, che è questo. Questo deve essere incastrato nel muro, e il suo alimentatore, che è banalmente un trasformatore. Per poter installare il sistema avrò bisogno anche di un cavo per collegare le macchine e della schiuma poliuretanica per fissare la tubazione nel muro. Ah, dimenticavo, esiste anche questo elemento qua che è il silenziatore che deve essere inserito all'interno del tubo. Adesso vediamo tutta la procedura. Vediamo come si prepara il tubo per inserire nel muro. Il tubo per inserire nel muro ha bisogno di due guarnizioni che troviamo nel sacchettino a corredo dell'elemento esterno. È costituito da una guarnizione che si mette all'interno della griglia esterna, lasciando nella parte bassa uno spazio per lo scarico della condensa. Poi abbiamo un feltrino da mettere nel tubo, in particolare deve essere messo nella parte bassa del tubo, dove metà viene fissato il tubo e l'altro rimane verticale appoggiato contro il muro, in modo da gestire lo scarico della condensa. E poi di un altro elemento di completamento, che è quest'altra guarnizione, che poi sostanzialmente va ad aderire alla griglia esterna. Ok, vediamo adesso la procedura di montaggio. Allora, prima di tutto andiamo a fissare questo tubo all'interno del muro, dove le guarnizioni vanno verso l'esterno dell'abitazione. Il tubo non deve essere messo perfettamente orizzontale, ma lievemente inclinato verso l'esterno. Una volta fissato il tubo all'interno del muro, viene fissato facendo un giro di schiumatura con la schiuma poliuretanica. Deve essere poi inserito l'elemento di isolamento acustico, che è costituito da questa spugna. Vediamo l'inserimento estremamente semplice. Lo inseriamo dall'interno. Se questo rimane lungo, banalmente lo si rifila, lo si taglia, così come anche il tubo. Il tubo poi deve essere tagliato nello spessore del muro in modo che non sporga né all'interno né all'esterno. Una volta inserito il silenziatore, inseriamo il corpo ceramico con questo elemento qua verso l'interno dell'abitazione, in modo da agevolare poi successivamente l'estrazione per la manutenzione. Poi successivamente viene inserita la ventola, dove questo elemento qua viene verso l'interno dell'abitazione, in modo da agevolare l'estrazione poi successiva dell'elemento. Ok, poi vediamo il fissaggio
della griglia esterna. La griglia esterna è costituita da tre elementi. Questo elemento qua, l'elemento di fissaggio al muro e poi la griglia di protezione. Vediamo adesso la procedura di montaggio. Allora, ricordo che la parte con le guarnizioni è la parte verso l'esterno. Inseriamo in primo luogo questo elemento qua, successivamente andiamo a posizionare questo che è l'incastro, viene fissato al muro semplicemente con dei tasselli, poi a completamento di tutta la procedura viene poi inserita dall'alto la griglia esterna. E questo è quello che noi vediamo esternamente nella nostra abitazione. Vediamo adesso l'interno. Nell'interno abbiamo detto che è questo elemento qua. Bisogna estrarre prima di tutto il coperchio. Attenzione che il coperchio deve venire fuori senza alcuno sforzo. Ci sono dei pernettini di sostegno con lateralmente le linguette. Per l'estrazione è sufficiente fare una lieve pressione sulle linguette e il coperchietto viene. Faccio vedere bene nel dettaglio le linguettine e quindi una volta che tiro lievemente indietro il coperchietto, con le dita ho accesso a queste linguette, faccio questa lieve pressione e il coperchio viene via da solo. Poi abbiamo visto che qua c'è un filtro, banalmente il filtro c'è una sua linguettina, lo si tira via, lo inserisce con grande facilità. Un elemento poi di raccordo per poter essere, diciamo, funzionare bene da chiusura per agevolare il silenziamento e la sigillatura del sistema. E poi il supporto della griglia, che anche questo viene fissato facilmente al muro con l'utilizzo dei tasselli. E poi la griglia poi terminale, che così come l'abbiamo disinserita con una leggera pressione delle linguette, così la reinseriamo con una leggera pressione delle linguette. Faccio notare che questo sistema è studiato molto bene, perché tutta la componente di isolamento acustico è ben sigillata tutta una serie di elementi e anche la griglia interna all'interno ha una spugnettina per lo smorzamento del rumore della ventola. Si chiama appunto Inventor Zero perché non fa praticamente rumore. Difatti lo andiamo a mettere sempre all'interno delle camere da letto e nessun cliente si è mai lamentato del rumore. Vediamo adesso il collegamento elettrico. Il collegamento elettrico avviene tramite un cavetto, dove dentro questo cavo ci sono tre cavettini piccoli, 3x0,50. Viene collegato alla macchina, quindi abbiamo una morsettiera con tre contatti e da una macchina all'altra o dalla macchina alla centralina si collegano sostanzialmente in parallelo con l'accortezza che se una macchina voglio farla lavorare in modo inverso all'altro, perché una macchina lavora in immissione di aria mentre un'altra macchina lavora in espulsione, deve avere l'accortezza a bordo macchina di switchare i due cavi laterali, mentre quello centrale rimane sempre lo stesso. Questi due laterali, nella macchina che voglio far funzionare in modo contrario alla macchina antagonista, è sufficiente switchare questi altri due cavetti all'interno della macchina. Poi vediamo il collegamento alla centralina. La centralina è anche questo un collegamento molto semplice. La centralina è alimentata da questo trasformatore, dove ha una parte che deve essere collegata a 220 di casa
e lo vedo perché ha i cavi del calore tradizionale della 220 di casa, ovvero la fase marrone e il neutro, il blu. Poi questa è la linea in bassa tensione, il rosso e il nero. Quindi questa parte la collego alla fase neutro di casa. Questo lo collego ai due terminali della centralina. Adesso vediamo la centralina nel dettaglio. La centralina del dettaglio ha una morsettiera dove abbiamo l'alimentazione, più 24 ci collego il rosso, GND ci collego il nero e su questi altri tre, indicato con L0 1- UB L0 2- ci collego i tre cavi all'interno di questo cavo, no? Anche questa centralina la si monta semplicemente con un sistema di viti e prima di andare a inserire la centralina devo aver incassato questa scatoletta all'interno del muro. All'interno di questa scatoletta ci arriva la 220, dentro questa scatoletta ci arriva agilmente, ci sta agilmente il nostro trasformatore e la centralina semplicemente fissata attraverso queste viti presenti all'interno della scatoletta. E questo è tutto. Per oggi vi saluto. Ciao, grazie.